ormai è diventata una classica tra le numerose manifestazioni che arricchiscono l'estate fanese. Un evento che è riuscito ad esprimere nel migliore dei modi il connubio tra enogastronomia e cultura. Parliamo di In Gir per Fan, conosciuta dagli stranieri come Round Fano, un modo originale ideato dalla Proloco di animare l'estate costellando il centro storico di punti di ristoro su un itinerario che consente al pubblico di visitare anche le bellezze artistiche e culturali della città. L'iniziativa, che si terrà il 10 agosto prossimo, è stata presentata dagli assessori alla cultura Cora Fattori e al turismo Etienne Lucarelli e dal presidente della Proloco Giacomo Grandicelli. Abbiamo le solite 8 postazioni che vengono gestite prevalentemente dalle Proloco della provincia di Pesaro Urbino che collaborano con noi, e come prodotti tipici abbiamo le solite cose, ovvero abbiamo il tartufo di Acqualagna, abbiamo il crostolo di Urbania. Quest'anno purtroppo non avremo la pesca di Montelabate perché c'è stato purtroppo un problema legato alla Proloco, però abbiamo rimpiazzato con la Proloco di Monteporzio che ci allieterà la serata con un buonissimo gelato, quindi visto che è caldo sicuramente ci aiuta. E poi chiaramente la classica polenta di San Costanzo. Come novità invece abbiamo sicuramente ampliato il parco di musei aperti nella nostra città e soprattutto siamo riusciti a mettere come punto di distribuzione all'interno della Rocca. Per tanti anni non siamo più riusciti a farlo per questioni organizzative. Quest'anno, anche grazie anche alla collaborazione dell'associazione che gestisce la Rocca, In Gir per Fan unisce, diciamo, la possibilità di mangiare camminando per la città, ma allo stesso tempo di andare a visitare luoghi, musei che magari nei giorni comuni nessuno va. Per partecipare a In Gir per Fan come si fa? È semplicissimo, basta comprare un biglietto che mi viene messo a disposizione chiaramente nei vari punti vendita, tra i quali c'è anche la sede della Proloco e diciamo la zona della cooperativa Tre Ponti. Abbiamo anche altri punti vendita, tra i quali la collaborazione con gli alberghi consorziati, sia nella loro sede ma anche nei 3 giorni che loro hanno direttamente al punto IAT. Quindi il venerdì, il sabato e la domenica, volendo, chi è in città può andare ad acquistare direttamente in piazza i biglietti per In Gir per Fan. Quindi poi cercheremo anche di, molto probabilmente faremo anche qualcosina online. Una nuova facilitazione anche per chi ha la visit card. Anche il Gir per Fan, assessore, rientra in questa iniziativa. Sì, ma vogliamo che tutti i turisti presenti nella nostra città possano godere di questi eventi, possano partecipare a questi eventi. In Gir per Fan raccoglie della buona gastronomia del territorio, le bellezze della nostra città, le parti artistiche della nostra città, quindi ci sarà uno sconto per chi arriverà con la visit card e potrà comprarla in prevendita, anziché 23 euro il costo sarà 15 euro. Poi lasciatemelo dire, una bellissima manifestazione, voglio ringraziare la Proloco di Fano perché collabora con tante associazioni, tante persone che si dedicano alla loro città. Come assessorato alla cultura abbiamo invitato gli organizzatori a creare un percorso che si sovrappone a quello del cibo per il corpo, che sia il cibo per l'anima. Ecco che ci sarà la San Francesco aperto con della musica, ci sarà San Pietro in Valle a cui ci potremo affacciare con un video di racconto, ci sarà il chiostro di Sant'Agostino che verrà spiegato dall'Archeoclub e soprattutto una tappa sarà Santi a Marianova in cui potrete finalmente ammirare nuovamente l'Annunciazione del Perugino che è ritornata dai musei civici dell'Umbria e quindi potrete rivedere questo magnifico capolavoro. Al Museo del Palazzo Malatestiano ci saranno anche laboratori per bambini che potranno pensare al loro museo, quindi cibo per l'anima, perché la nostra città è ricca di tesori che vanno conosciuti, che vanno scoperti e che ci possono nutrire davvero.